Siamo qui per l'inaugurazione del nuovo anno accademico con il presidente neo insediato, a cui facciamo i nostri migliori auguri. Grazie. Il dottor Pierluigi Bagattini. Sì. Ci racconti un po' questo nuovo periodo di 6 anni importante. 3 anni e poi rinnovabili. Rinnovabili. L'Accademia dei Concordi oggi ha celebrato l'avvio del nuovo anno accademico in forma pubblica, mettendo a confronto quello che è stato l'anno passato sotto il settore della biblioteca, della pinacoteca, di Casa Matteotti, che sono i settori principali in cui si presenta come servizio pubblico l'Accademia, e soprattutto confrontandosi con i progetti futuri di crescita dell'Istituto. Dal luglio dell'anno scorso sono partiti i lavori di ristrutturazione della sede accademica. Infatti oggi ci troviamo qui a Palazzo Roncale Extramenia, perché il Palazzo Accademico non ha disponibile la sala principale, la sala Oliva, perché i lavori interesseranno sia il Palazzo Accademico sia il Palazzo Bosi e successivamente anche il Castello Librario. Quindi un restyling, una ristrutturazione, un mettere in sicurezza, un abbellire e rendere ancora più funzionale l'Istituto nel suo complesso, che lavora al servizio della città e mette a disposizione tutte le energie culturali che ha nel proprio seno, nel proprio corpo accademico, che è fatto di soci benemeriti, di soci onorari, di soci emeriti, quelli che hanno più di 80 anni, e di soci ordinari, ben 94 attualmente, e di circa 120-130 soci corrispondenti. Quindi un corpo sociale nutrito, pieno di professionalità, pieno di entusiasmo, a 444 anni dall'inizio, sotto forma privata, di questa associazione culturale, di questa Accademia dei Concordi, che cominciò a ritrovarsi, a riunirsi nella casa del conte Gasparo Campo all'incirca verso il 1580. Quindi una storia che guardiamo con grande interesse, con grande attenzione, insieme alle tradizioni della città, insieme ai cimeli che possediamo, alle biblioteche, ai documenti che ci sono stati donati da cittadini all'arco di tante generazioni. E che vive anche grazie a importanti sostegni. Importanti sostegni che ci vengono dal comune, attraverso il famoso contratto Gnocchi del 1836, che stabilisce una comproprietà riguardo i libri, riguardo i quadri, riguardo i pezzi archeologici fra Comune di Rovigo e Accademia dei Concordi. Ma sostegni importanti ci giungono anche da tutti quegli enti pubblici e privati che sono vicini alle necessità culturali, economiche e pratiche dell'Accademia dei Concordi. Importante intervento riguarderà proprio, abbiamo sentito, la torre libraria, diciamo, sì, così, per una maggiore fruibilità anche, no? Sì, sì, per una maggiore sicurezza intanto dell'edificio in sé, per una maggiore sicurezza anche nella conservazione del prezioso materiale librario, e anche per ricavarci due piani aperti alla libera frequentazione, alla libera consultazione del pubblico, che continuerà, ne sono convinto, a venire nel nostro istituto. Per il territorio, buon lavoro, Presidente. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.